Anna Pugliese, sindaco di Cherate, parla da tecnico. Cosa sta accadendo in Sieco e i rapporti fra i comuni che ne fanno parte e Cassano Magnago? Allora, i rapporti sono in questi termini. Oggi noi sindaci, soci dei altri comuni Sieco, siamo qui perché non sappiamo ancora quali siano le volontà e le intenzioni del comune di Cassano Magnago. Faccio solo una premessa: il comune di Cassano Magnago, come qualsiasi comune in sede di rinnovo contrattuale, è assolutamente libero di poter scegliere, fare le proprie valutazioni, anche la valutazione di andare altrove. Cioè, non mettiamo sul tavolo nessun tipo di contestazione su questo tipo di scelta. Quello che stiamo mettendo sul tavolo è che abbiamo la necessità di una risposta oggi, che siamo già in ritardo. Il comune di Cassano Magnago ha il contratto scaduto al 31 dicembre 2023. A seguito di questa scadenza, il comune di Cassano Magnago, secondo la norma di legge, ha chiesto una proroga tecnica fino al 31 marzo 2024. Oggi siamo al 22 di aprile, anche la proroga tecnica è scaduta e non sappiamo che cosa abbia scelto e che cosa abbia valutato. L'unica informazione che abbiamo è che, a seguito di un'ultima riunione tecnica fatta da Sieco, comune di Cassano Magnago e il loro consulente esterno che hanno nominato per la procedura di affidamento in house, è emerso, era l'ultima riunione che doveva essere quella di consolidamento di tutto il fascicolo per l'affidamento, è emerso che loro stanno valutando di affidare in Sieco un solo anno. Da qui cambia tutto lo scenario, perché che si riflette di conseguenza su tutti gli altri comuni, perché noi oggi ad esempio abbiamo ricevuto già il piano finanziario economico del biennio 2024-2025 da Sieco, come lo ha ricevuto anche Cassano Magnago, che è stato elaborato e lavorato in termini numerici sulla base di tutti gli affidamenti dei comuni con la durata di Cassano Magnago dei canonici 7 anni. È ovvio che se questo scenario cambia, cambia anche la ripartizione dei costi. Ecco, in che modo avrebbe delle ricadute anche sugli altri comuni ed eventualmente sui dipendenti, sull'azienda? Allora, sugli altri comuni la ricaduta è nel fatto che se noi adesso abbiamo un PEF che tiene in considerazione determinati elementi che poi cambiano, vuol dire che si ribalta sull'utente finale, perché la tariffa TARI viene parametrata su dei costi che non è il dato effettivo certo che poi viene rispecchiato dalle effettiva realtà che poi si presenterà. Quindi oggi, per fortuna, venerdì è stato firmato il decreto dove ha prorogato la possibilità di deliberare le tariffe TARI al 30 di giugno. Quindi questo ci ha consentito, avendo questa non informazione, di non portare nei nostri consigli comunali i PEF e quindi le delibere della TARI. Però chiediamo una repentina risposta, perché dobbiamo avere il tempo per eventualmente rielaborare i PEF e quindi andare in consiglio comunale entro il termine di legge. Per i dipendenti non è un fatto da sottovalutare, forse è l'aspetto più importante e rilevante. Il contratto del comune di Cassano Magnago impegna circa 22 dipendenti. È ovvio che se un dipendente si ritrova un contratto rinnovato per un solo anno, ha una visione e uno scenario di prospettiva futura diversa rispetto ad avere un contratto per i successivi 7 anni. Questo cosa comporterebbe? Ma magari una fuoriuscita di dipendenti, perché ovviamente si guardano altrove, e questo non escluderebbe oltretutto una vertenza sindacale nei confronti della società. Insomma, ci sono 22 famiglie dove il loro bilancio familiare ruota intorno al salario della
società Sieco. Ecco, ha parlato anche della società, dei rapporti che ci sono con la cittadinanza, nel senso, al di là dei servizi che fanno parte di un lavoro, della quotidianità, a oggi la società in che stato è e quali sono i rapporti con il lavoro, con la cittadinanza? Allora, oggi la società è un'azienda che è stata in questi ultimi 3 anni riorganizzata e ristrutturata, è completamente autonoma, indipendente, ha una propria struttura come uffici amministrativi, finanziari e tecnici. E il disservizio che oggi subiamo, ma che è nel quotidiano e lo subisce chiunque faccia questo tipo di lavoro, è magari la segnalazione della mancata raccolta in una specifica via. Però oggi Sieco, nel momento in cui viene contestata questa mancanza, repentivamente abbiamo la risposta, cioè nell'arco della giornata va a recuperare eventualmente quella mancata raccolta. Ha fatto degli investimenti importanti in termini di rinnovo parco mezzi. Una criticità che abbiamo subito in quest'ultimo anno e mezzo era quella che magari la pulizia delle strade non era di buon livello, di qualità, e non avevano delle risposte repentive, magari non rispettavano le tabelle ordinarie stabilite con i singoli comuni, ma perché c'era un problema oggettivo, c'era un parco mezzi obsoleto e che aveva la necessità di essere rinnovato. Oggi Sieco ha fatto degli investimenti importanti, il parco mezzi oggi è rinnovato e quindi da qui fino a settembre rientreremo anche da questa criticità. Criticità che, voglio ribadire, sono sempre state messe sul tavolo dei soci e che tutti i soci hanno condiviso sin dall'inizio, perché tutti i soci, compreso Cassano, credeva e crede nel progetto Sieco e quindi abbiamo accolto tutti con consapevolezza la gestione di un anno magari critico, ma con l'obiettivo di raggiungere una qualità data da questi investimenti, e che infatti abbiamo rispettato e stiamo rientrando.